La chiesa della visitazione o della disciplina prende il nome di oratorio della visitazione perché sia all'esterno che all'interno vi sono opere riguardanti la visita della Madonna alla cugina Elisabetta, mentre il nome chiesa della disciplina deriva dalla congregazione che la resse fino al 1806 a seguito della soppressione delle confraternite effettuata da parte di Napoleone. La disciplina era un arnese di penitenza che consisteva in un mazzo di funicelle riunite attorno ad un manico con all'estremità nodi o palline di legno, usato nel Medioevo per ricordare la flagellazione di Gesù Cristo, per chiedere perdono dei peccati commessi e ricordarsi di vivere nella semplicità e povertà. La confraternita dei disciplinati di Cristo nasce per opera di Raniero Fasani nel 1260 a Perugia, e si estende in breve tempo nell'Italia centro-settentrionale, dedicandosi al servizio dei poveri, Pauperes Christi. I disciplini o disciplinati vennero in possesso di questa cappella in seguito alla donazione del nobile Giorgio fu Tommaso de Maffei nell'anno 1499. La stessa confraternita la restaurò nell'anno 1779. Di questo ne è testimone un'iscrizione conservata su una parete in alto della sacrestia. La funzione iniziale dell'oratorio era quella dell'assistenza e della carità, dando ospitalità materiale e spirituale ai viandanti che da Verona andavano a Mantova e cercavano un giaciglio di paglia per dormire e un pasto caldo. Con il tempo, lo scopo principale della confraternita divenne quello dell'assistenza ai malati che si effettuava nell'ospedale annesso al Palazzo Maffei, ai poveri, agli orfani, alle famiglie in difficoltà e nel fornire una piccola dote alle ragazze povere da maritare. Ci sono voluti quasi 3 secoli per realizzare l'oratorio della Visitazione e completare la monumentale facciata barocca. Sul portale si trova il bassorilievo della Visitazione, in cui si vedono Maria e la cugina Elisabetta e ai lati 2 angioletti. Ai lati si notano la statua di un papa ignoto, mentre sulla destra vi è la statua di San Francesco d'Assisi, come richiamo alla povertà e alla carità. In alto vi sono le statue di 2 frati ignoti. Seguirono poi altri interventi ad opera della parrocchia dei Santissimi Pietro e Paolo, con il contributo di enti e privati. Restauro statue del gruppo Ligneo Mortorio, 1995, tinteggiatura, restauro della pala d'altare e da ultimo la facciata, 2002. La navata, che risulta essere spoglia e povera rispetto alla ricca facciata esterna, è a pianta rettangolare ed è il frutto della sistemazione di strutture preesistenti. Probabilmente in origine quello stesso spazio era un cortile dove venivano accolti i viandanti dai disciplini, poiché i restauratori hanno notato alcune differenze nell'impasto dei muri, gli assi delle pareti non ortogonali rispetto alla strada ed il tamponamento di alcune finestre che davano sul cortile dei palazzi a fianco. Oggi, nella navata, troviamo lungo le pareti 14 piccoli quadri del 1750, la Via Crucis. Trattasi di 14 fogli incisi da una bottega di Venezia molto famosa nel 1700, Joseph Wagner. Sopra l'altare vi è la pala della Visitazione di Maria ad Elisabetta, quadro ad olio su tela, dipinta nel 1607 da Orazio Farinati. Sulla parete a sinistra vi sono poi 2 statue risalenti al XVI secolo, in legno policromo, di Maria in visita ad Elisabetta. Interessante è lo sportellino di legno
che Maria ha sul grembo, perché un tempo le donne che faticavano ad avere figli mettevano qui dentro la loro preghiera a Maria, nella speranza che ascoltasse le loro suppliche. Sotto l'edicola con le due statue si apre una finestra protetta da una grata in ferro. È il sepolcro seminterrato che conserva il mortorio, il tesoro più prezioso della chiesa. Trattasi di un gruppo di 9 statue di legno policromo della seconda metà del XV secolo, effettuate da uno scultore anonimo. Sopra il portale d'ingresso vi è una pala del XVI, olio su tela, che ritrae la Natività con Santa Elisabetta, dipinta da un pittore anonimo. Dietro l'altare, infine, troviamo un'ampia sala delle riunioni, con volta a botte e stucchi, risalente al 1400, probabilmente la prima chiesa dei Disciplini, contenente il presbiterio ed il coro. Il compianto sul Cristo morto. Di rilevante interesse storico ed artistico è il gruppo ligneo collocato all'interno della cripta della Chiesa della Disciplina o Visitazione, meglio conosciuto come il compianto sul Cristo morto. Trattasi di una delle prime opere che i confratelli disciplinati commissionarono quando giunsero in possesso dell'oratorio a seguito della donazione da parte del nobile Giorgio Tommaso de Maffei nel 1499. Storicamente è dal 1300 che in Italia si sviluppa il tema iconografico del compianto o della pietà, con la creazione di statue a grandezza naturale, generalmente disposte in semicerchio attorno al Cristo morto, chiamati mortori, compianti, sepolcri, che rappresentano la narrazione evangelica del momento dopo la deposizione della croce e prima della sepoltura. La Chiesa cristiana cattolica utilizzava questi gruppi lignei per parlare ai fedeli come mezzo di evangelizzazione, poiché a quel tempo sia le celebrazioni eucaristiche che le processioni erano in latino, che i fedeli non conoscevano. Così, guardando le statue, dovevano far propri i sentimenti provati dai protagonisti, ripensare all'episodio evangelico e riflettere sulla propria condizione di fedeli in Cristo. Nel caso del mortorio di Villafranca, lo scopo era di far ricordare a chi si trovava di fronte agli occhi questa scena di morte del Cristo, l'inevitabilità della morte fisica, del Figlio di Dio che ha condiviso la nostra condizione umana, del Padre che non abbandona il Figlio ma lo innalza. Era come dire ai credenti: speranza, coraggio, che la separazione dai nostri cari imposta dalla morte non è definitiva. Come il Padre non ha abbandonato il Figlio, ma lo ha resuscitato dandogli lo Spirito, così quelli che sono nel Figlio saranno risuscitati nell'ultimo giorno. Giovanni 6, 39-40. Il gruppo ligneo policromo della Disciplina è situato nella cripta che si trova sulla parete sinistra della chiesa protetta da una grata di ferro. È composto di 9 statue risalenti al XV secolo, di cui 8 rappresentano le figure canoniche dei personaggi che, secondo i racconti evangelici e la tradizione religiosa, hanno preso parte alle ultime fasi della Passione di Cristo. Le tre Marie, la Madonna, Maria di Cleofa e Maria Salomè, al centro della stanza inginocchiate davanti al Cristo morto, la Maddalena, in disparte sulla destra in uno stato di notevole decomposizione, l'Apostolo Giovanni sulla sinistra in preghiera e poi i due protagonisti maschili della deposizione. A sinistra Giuseppe d'Arimatea, riconoscibile dall'atto di reggere la corona di spine e di chiodi, e Nicodemo sulla destra, ai piedi del Cristo con un lenzuolo sul braccio. Il Cristo morto appoggiato al centro della cripta su un cataletto, il cui volto non fa trasparire le sofferenze patite durante la passione, ma è un volto che trasmette pace e tranquillità di colui che è morto, rivolgendosi a Dio come Figlio. Padre, nelle tue mani affido il mio spirito. Luca 23,46. La statua ha i piedi anneriti a seguito di una bruciatura causata tempo fa da un lumino lasciato acceso. Vi è poi la statua di un chierico inginocchiato con paramenti sacerdotali, riconosciuto come il donatore
Giorgio Tommaso de Maffei, molto devoto. A quel tempo era usanza comune che il donatore venisse ritratto all'interno dell'opera d'arte. Questa statua rende particolare il mortorio di Villafranca rispetto agli altri presenti nella provincia di Verona. Vi sono poi quattro ulteriori personaggi dipinti su tavole di legno sagomate, aggiunte settecentesche, rappresentanti i soldati romani posti a guardia del sepolcro. Le statue lignee, tuttora oggetto di studio, sono attribuibili per alcuni a scultore veronese del 1500 anonimo, mentre per altri ad una stessa bottega di scultori veronesi, sempre anonimi, perché in quel periodo era abitudine commissionare le opere religiose ad artisti poco conosciuti, poiché richiedevano bassi compensi. Altri compianti, arrivati ai nostri tempi e di buona fattura, si trovano a Caprino, Bussolengo, Verona nel convento di San Bernardino e nella chiesa di Santa Toscana. Generalmente i mortori venivano utilizzati dalle varie confraternite dei disciplinati in funzione del culto e degli esercizi penitenziali e per le attività liturgico-popolari, come la processione del Giovedì Santo. Si narra che molto tempo fa i veci villafranchesi tentarono più volte di portare fuori la statua del Cristo durante una processione del Giovedì Santo, ma si scatenò un violento temporale, accompagnato da fulmini e grandine. Così la statua venne ricollocata nella cripta, da dove non fu più mossa. Queste opere di arte sacra vanno lette sempre con un approfondimento teologico e con lo sguardo ai Vangeli. L'arte è in grado di comunicare messaggi su questioni che l'uomo si pone rivolgendosi a Dio. È capace di farci riflettere, dare risposte e mostrare il senso della vita, di parlarci del dolore davanti alla morte, della gioia della nascita e della speranza della resurrezione.